Nella scorsa lezione vi ho fatto vedere come si fa a creare un sito internet su webhost.com. Adesso impareremo a gestire questo sito, cioè a modificarne il contenuto, aggiungere cose, eccetera, eccetera. Allora, prima cosa diamo un'occhiata, qui siamo nel pannello di controllo di webhost.com, sono entrato col mio account, con le mie parole d'ordine, eccetera, eccetera. Se io vado su File Manager, qua dentro vedo il contenuto della cartella Public, che vi ricordo è la cartella in cui io devo mettere le mie pagine. Ho un unico file che si chiama Index. Se io premo su Open, lui mi fa vedere la pagina molto semplice che ho creato precedentemente. Ora, questa pagina si trova in rete a questo indirizzo. Normalmente si lavora in questa maniera, non si lavora sulla copia del mio sito che sta sul computer remoto, cioè in rete, ma si lavora su una copia locale. Che cos'è una copia locale? Io qui mi sono creato una cartella che ho chiamato il mio sito, dentro questa cartella ci ho messo la pagina index e poi ci ho messo anche una foto che adesso vedremo, un'immagine, pippo.jpg. Che cos'è questa cartella il mio sito? È una cartella, ripeto, che contiene tutti i file, che ha esattamente la stessa struttura del sito, che però non si trova su internet ma si trova sul mio computer. Quindi come procedo? Se voglio introdurre una modifica, io apro la mia pagina col block notice, per esempio. Supponiamo che voglio aggiungere un paragrafo e qui scrivo, andando a capo, ciao a tutti. Salvo. A questo punto mantengo aperto il block notice, lo riduco semmai a sola icona e apro la mia pagina col browser e vedete che lui ha aggiunto la scritta ciao a tutti. Supponiamo per esempio adesso di voler aggiungere un punto esclamativo. Io aggiungo il punto esclamativo qua, salvo, torno qui e aggiorno, vedete che non devo chiudere e riaprire, e aggiunto il punto esclamativo. Adesso immaginiamo di voler aggiungere l'immagine di Pippo che si trova nella stessa cartella in cui si trova Index. Cosa devo fare? Dentro un paragrafo, ricordatevi che le immagini sono elementi che devono stare all'interno di un blocco, quindi image source uguale pippo.jpg, ci mettiamo anche l'attributo alt testo alternativo, ok, salvo, devo chiudere qua il paragrafo naturalmente, salvo. Adesso non chiudo, torno nel browser, aggiorno ed ecco che questa meravigliosa immagine di Pippo è stata aggiunta alla mia pagina. Adesso attenzione, supponiamo di aver terminato le modifiche sul sito lavorando in locale, voglio a questo punto metterlo in internet. Che cosa faccio? Vado sul pannello di controllo del mio sito e a questo punto devo caricare, prima cosa entro in public e ricarico con upload, ricarico il file index che io ho modificato. Do la conferma, torno indietro e vado a vedere che cosa è successo. Vedete che il file index è stato modificato, c'è la scritta ciao a tutti, ma qui dove dovrebbe comparire l'immagine c'è uno spazio vuoto. Perché c'è uno spazio vuoto? Perché la foto si trova nel mio computer locale, ma non l'ho ancora caricata sul computer remoto, quindi non è ancora in internet. Allora cosa devo fare? Devo tornare nel pannello di controllo nel file manager, qui faccio di nuovo upload e carico anche l'immagine, confermo, se adesso vado a vedere facendo di nuovo open il mio sito, vediamo che vedete che dall'URL, dall'indirizzo, significa che siamo sul computer remoto, cioè siamo in internet. E vedete che adesso c'è la mia immagine come l'ho caricata. Quindi
In sostanza il lavoro procede in questo modo: lavoro in locale, cioè sul mio computer o sul computer di casa, dove mi mantengo una copia del sito identica, faccio le modifiche su questa copia. Quando sono soddisfatto di queste modifiche, io prendo i file e li sposto sul computer remoto. Adesso voglio fare qualcosa di un po' più complicato. Voglio aggiungere una cartella che chiamo immagini e voglio spostare Pippo dentro la cartella immagini. Sono nel mio computer locale. Se ora apro Index, vediamo che l'immagine è scomparsa. Perché l'immagine è scomparsa? È scomparsa perché qui il percorso dell'immagine è sbagliato. Io devo scrivere immagini slash pippo.jpg, cioè devo dire l'immagine si trova nella sottocartella immagini. Quindi aggiorno di nuovo ed ecco che l'immagine di Pippo è apparsa. Adesso voglio fare la stessa cosa sul sito remoto. Devo, prima cosa, new dir, creare una nuova cartella, la chiamo immagini, in modo da fare una copia esatta del sito in remoto. Perfetto, torno indietro, vedete che la cartella immagini è stata creata. Questo Pippo qui lo cancello perché non mi serve più a niente, l'ho cancellato, torno indietro. Adesso faccio due cose: entro nella cartella immagini, sono, ripeto, sul computer remoto, e qua dentro carico l'immagine di Pippo che si trova nella cartella immagini del mio computer. Fatto questo, torno indietro e torno su di una cartella, vedete, app, serve per salire di nuovo in public. A questo punto devo ricaricare anche Index, perché anche Index è stato cambiato, quindi ricarico anche Index. Perfetto, adesso torno, a questo punto vado su prova sito, ricarico la pagina e dovrei rivederla esattamente identica a prima. Vedete che in realtà però questa immagine qua è stata spostata dentro la cartella public, di qui non mi sono accorto di niente perché la visualizzazione è sempre la stessa, però la struttura del sito è stata modificata. Ora, la cosa importante è che la struttura che io ho sul mio computer locale, quindi che ho sul mio computer personale, sia rispecchiata fedelmente dalla struttura, intendo dalle cartelle, sottocartelle, file, che c'è sul computer remoto. Quindi stesse cartelle, stessi file, stessi nomi. Ogni volta che faccio una correzione, una modifica qui, quando ho terminato, a fine lavoro, diciamo, quando sono soddisfatto, carico tutto quello che ho modificato sul sito in maniera tale che sia disponibile su internet. Bene, mi sembra tutto per questa volta. Alla prossima.